Nuovo appuntamento Palazzo Martinengo a Brescia con Davide Dotti, il direttore artistico. Ormai da anni ci incontriamo, una nuova mostra, un nuovo appuntamento, una nuova mostra importante. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della mostra Donne nell'arte da Tiziana Boldini, 90 capolavori che vengono da collezioni private italiane. È quello che mi hai detto, fra le donne si sta bene. Esatto, sempre sta. Io lavoro con le donne soprattutto e sto benissimo in mezzo a quadri che raffigurano donne. 90 opere che vengono da collezioni private italiane e estere che raccontano come la donna, le divine creature, sono state protagoniste della storia dell'arte tra Rinascimento e Belle Époque. Abbiamo pezzi da 90 di Tiziano, di Boldini, di Zandomenic, di Hayez, di Appiani. 8 sezioni tematiche: le sante donne, la mitologia, la ritrattistica, la natura morta al femminile, maternità, vita quotidiana, lavoro, per chiudere con nudo e sensualità. Abbiamo scelto questo quadro come il nostro sfondo perché? Perché questa è l'immagine simbolo della mostra, è l'opera più importante che in vita sua ha dipinto Gaetano Belley, un bellissimo pittore emiliano dell'Ottocento, colpo di vento, un'idea geniale, un ritratto non statico ma dinamico con questa giovane, bella e sorridente giovinetta che scende dalle scale in un giardino barocco e sorride, le vola via l'ombrellino, è sorpresa da questo colpo di vento e Belley esalta tutta la bellezza, la leggerezza e la solarità di questa ragazza. E comunque lei è sempre contenta anche se l'ombrellino vola. Sicuramente, sicuramente. E poi nella mostra c'è un'opera inaspettata. Ho strappato il prestito a questo collezionista all'ultimo momento, il disegno preparatorio del Bacio di Klimt. Si trova al piano nobile ed è una chicca assoluta, presentato per la prima volta in pubblico, ed è un disegno dove si capisce come l'artista, prima di dipingere il famosissimo Bacio di Klimt di Vienna, abbia studiato la coppia di amanti in piedi in un abbraccio in procinto di baciarsi. Domanda bruciata, ne faccio seconda. Altre chicche della mostra? Beh, altre chicche sono i 3 nudi di Giovanni Boldini che chiudono l'esposizione. Boldini, grande ritrattista e grande pittore di nudo femminile, perché Boldini amava le donne, le venerava, le esaltava, era un grande amante e di conseguenza la donna è diventata protagonista di moltissime sue opere. Parliamo di donne quest'anno e il prossimo anno? E il prossimo anno... Non mi dica solo uomini. No, mai farò una mostra sugli uomini, per l'amor di Dio. Direi che intendo proseguire su un altro tema di grande attualità sociale e mediatica, sempre indagato attraverso il filtro dell'opera d'arte, per seguire questo filone che dal cibo mi ha portato agli animali e dalle donne mi porterà a... Ci vediamo l'anno prossimo. Mostra dedicata alle donne, ovviamente non poteva mancare la presidentessa, la presidente dell'associazione Amici di Palazzo Martinengo, Roberta Avellino. Ormai è una nostra consuetudine, ogni anno ci incontriamo, quest'anno è una donna fra le donne. Alle nostre spalle abbiamo un altro delle meraviglie esposte, Roberta. Beh, quest'anno ci sono le donne, io da donna ovviamente sono molto contenta perché grazie a questo tema molto accattivante e molto interessante riusciamo a parlare anche di tanti altri temi fondamentali, civili, umani, sociali, che queste donne ci raccontano e che proprio la mostra ci racconta attraverso tutte le sale espositive. Temi che riguardano la donna e il lavoro, la donna e la violenza, la donna e la vita lavorativa, la vita materna, la vita familiare. Quindi è un modo per affrontare i grandi temi attraverso la cultura e l'arte. E dicevamo prima con il direttore, parliamo di questa mostra, però ci ha lanciati verso la prossima. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più. E allora dunque, ovviamente non posso svelare granché, sicuramente sarà un'altra mostra tematica perché abbiamo capito che questo tipo di esposizioni attraggono il grande pubblico, piacciono e soprattutto avvicinano anche coloro che tendenzialmente all'arte magari sono un po' dall'arte sono un po' lontani e quindi sempre delle mostre che attraggano l'emozione, che facciano filtrare queste cose, questi bei sentimenti, l'emozione, l'amore e l'interesse per il mondo esterno. Quindi questo è un piccolo suggerimento, ma chiaramente non posso svelare null'altro. Però possiamo dire gli orari di apertura fino a quando sarà aperta? La mostra è aperta fino al 7 giugno, gli orari di apertura infrasettimanali da mercoledì e venerdì dalle 9 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Chiaramente siamo aperti durante tutte le festività e non potete mancare perché una mostra sulle donne è assolutamente imperdibile. Non pensate di trovare sempre Roberta Avellino fra
le donne. No, per fortuna, però troverete delle meraviglie che ovviamente sono le vere protagoniste di questa mostra.